The show. Che una testa taglia. Perché? Da una testa. No, no, no. Siamo a Fidenza, al Bo Live, ci stiamo divertendo un casino, ragazzi, ma oggi abbiamo una domanda. Diciamo, tu sei appena stato eletto Presidente del Consiglio. Sì, sì. Viva la figa e che Dio lo benedica. Cosa faresti come prima cosa? Io aprirei le case per la prostituzione. Secondo me sono troppo importanti, perché io vedere le puttane per strada mi dà un po' fastidio. Preferisco pagare, andare in un luogo chiuso e trombarmele. Non lo so. Poi... Tu come prima cosa faresti questa? Sì, sì. Abolirei le tasse, abolirei, perché innanzitutto non mi piacciono le persone che vivono per strada e che vivono nelle macchine, questa cosa la odio. E innanzitutto riuscirei a fargli trovare un nuovo posto di lavoro in modo tale da rifarsi una nuova vita. Non ho capito il nesso, togliere le tasse. Perché se togli le tasse, anche le tasse sulle case così diminuiscono. Sì. E quindi tutti possono permettersi una nuova casa. Potranno pagare solo il costo della casa. Secondo me lo intendeva anche lui. Invece noi sappiamo che da Costituzione l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Perfetto. Tu a questo punto, da nuovo Presidente del Consiglio, su cosa la rifonderesti? Sulla figa? Chiaramente. Timidamente. Ok, voi su cosa la rifondereste? Sulla marijuana. Minigonna o niente? Tu invece su cosa la rifonderesti? Io sulla riproduzione sessuale. Vabbè, perché quella asessuata non... Vabbè, asessuata a seconda, sì. E tu su cosa la rifonderesti? Sulla figa. Perché? Perché la figa è importante. La figa va apprezzata. È una cosa, cioè, che non tutti possono avere. Se sei cesso, te ne trovi una cessa. Se sei figo, te ne trovi una figa. Se sei cesso con i soldi, te ne trovi una MILF. Però le figa, le MILF meritano, minchia. Oh. A questo punto, nella vostra azione politica, quali sono i vostri tre valori guida? Beh, sicuramente il successo, poi i soldi e le sbocciate. Le tre S? Sì, direi. Non l'hai neanche fatto apposta? No, no. Quali sono i tre valori fondamentali con i quali rifondereste l'Italia? Allora... Ne voglio tre, beh. Tre. Vai. Allora, abbiamo già detto le case chiuse, bisogna sempre tenerle aperte. Poi, forza Borgo, perché il Borgo è la grande squadra di Fidenza. E poi, il terzo valore, io ci metterei il Sud Italia, bisogna elevarlo come valore italiano. Che tu hai contro il Sud Italia? Oh, è un valore italiano. Beh, se io vengo dalla Basilicata. E infatti è un gran valore. E lì si zappa la terra, si zappa la vigna. Porca puttana. Vale lo sport? Se per te è un valore, sì. Allora, innanzitutto dare più spazio ai giovani. Poi un'altra cosa, non voglio dei ladri a carica dello Stato. Non voglio dei ladri, assolutamente. E come terza cosa... Sì, tre. Sei. Sì, però tre ne voglio. Non mi viene. Dai, una, pensaci. La figa. Più figa per tutti. Depilata. Posso chiederti perché? Perché? Perché pensa quando la lecchi, che ti rimangono i peletti qua. Cioè, io faccio la battuta con gli amici. C'è un pelo della figa di tua mamma. Tu ti trovi... No, io non mi trovo... Oh, un uomo di tempi antichi, vai! Io sono più per l'LSD. Lavoro, soldi e diritti. Ragazzi, su questo ha recuperato la grande LSD, per un attimo invece... Brava, Però sull'eliminare le tasse mi ha un po' spaventato, devo dire una cosa. Come risanereste le casse dello Stato? Mettendo in commercio la marijuana. Le buche vanno tappate con la terra. La terra, ragazzi, la terra. Ok. Le buche vanno tappate con la terra. La questione economica? Con la terra. La terra, perfetto, a me va benissimo. Io venderei i bambini orfani. Bisogna venderli agli altri stati, perché così se li possono mangiare. E questo, secondo me, i bambini, se li vendiamo al giusto prezzo, riusciamo a risanare il debito.
Ma scusami, chi è che te li compra? Secondo me negli altri stati qualcuno che li compra, cioè. Ingaggerai un gruppo di hacker con l'hacking, hackeraggio, sì? Mi metterei dei soldi all'interno della società. Figa, ecco un'idea. Hai guardato Mr. Robot? Minchia. Ti è piaciuto? Minchia, si fa di morfina quello. Creiamo più soldi. Facciamo un censimento generale. E dando tot soldi a tutti, comunque tutti possono fare una vita dignitosa, o no? Quindi regaliamo soldi? Regaliamo soldi, se ne stampano di più, abbassiamo l'inflazione e siamo a posto. Tanto, se facciamo un censimento, no? Io creo 1.000 euro e ci sono 1.000 persone, a tutti do 1 euro. Quindi tutti ci guadagnano qualcosa. Mi sa che la familiarità col concetto di inflazione... Però comunque... Voi ragazzi, come risolvereste il problema della prostituzione? Le case chiuse. Sì, devono pagare le tasse. La Germania sì, è più avanti dell'Italia. Sì, sì. Ma sono dei bastardi. Chi? La Germania. Ma no! Sì. Mi sta sul cazzo. Beh, sicuramente io la legalizzerei. Per un fattore pure, diciamo che a livello proprio minestroriale, cioè... Sì, ma... A livello minestroriale, sì. Perché quando la prostituzione è legale, sì, poi alla fine diventa anche meno pericolosa. Perché se fosse legale, alla fine ci sarebbe meno delinquenti. Beh, ovvio, ma tutto questo a livello minestroriale. Ah, sicuramente. Perfetto. Ministroriale, scusate ragazzi. Ministroriale, scusateci. Com'è che si dice? E che ne so? Devono essere pulite, igiene. Io la devo sentire la patata dentro. Cappucci in testa, cazzo in festa. Questo è il mio slogan, raga. Cappucci in testa, cazzo in festa. Cappucci in testa, cazzo in festa. Sempre e comunque. È il momento del tuo messaggio agli elettori. Devi convincerli, loro ti guardano attraverso questa videocamera, a votarti come presidente del consiglio. Allora, chiunque mi voti, con il mio motto sarà un gradino sopra la plebe. Aia. Perché tu faccia notare il fazzolettino con le rose. Faccio notare che già io sono un signore sopra la plebe. Vorrei che tante altre persone diventassero come me e si divertissero. Come le due rose, gli York. Le due? Rose, gli York. E la rosa dei venti. Gli York e la rosa dei venti. Ma io ho perso il mio amico qua. Cosa fai te? Ha fatto la foto con le fighe. Sono le nostre ragazze quelle. Ah, chiedo scusa. No, non avevo. Non grazie non... per il complimento allora. Non avevi intenzioni. No, per carità di Dio. Il tuo momento, vai. Se vuoi Zlatan al governo, se vuoi le fighe belle, vota me. E questo. Per me vendere i bambini e la prostituzione sono i valori dell'Italia e i The Show approvano la mia scelta, quindi approvatemi. Se voterete me, prima di tutto ci sarà più pulizia a livello di, non vorrei dire extracomunitari, che magari... Anche perché sennò lui se ne deve andare qui. Anche perché sennò lui se ne deve andare e più ordine pubblico. Votatemi perché solo con gli ideali di Gagliani possiamo risollevare l'Italia. Se questo video non raggiunge 200.000 like, vi vengo a casa vostra e vi prendo a cappellate in faccia. Oggi fa freschino, però nonostante il sole c'è proprio il culo gelato. Meglio un culo gelato che un gelato nel culo. Battuta. Prestige fa schifo. 16. Solo col Diang. 13. Ma scusate, anche le frasi? Quello che vuoi. Posso portarti a casa? 17. No, era